Ma cosa vogliamo dire di Messi? Ho finito gli aggettivi per Messi, mamma mia ragazzi, che partita! Ieri praticamente non era Barcellona-Chelsea, ieri è stata Messi 3 e Chelsea 0. Beh, perché alla fine la differenza, io non ho visto la partita d'andata, ho letto che il Chelsea è stato sfortunato, aveva preso due pali, insomma ieri ne ha preso un altro. Quindi chiaramente nelle partite di Champions, a partite secche così, gli episodi contano tanto. Però ragazzi, ieri Messi, come tantissime volte, ha fatto la differenza. Cioè, magari non ci fosse stato lui, le squadre si sarebbero anche equivalse, però c'era Messi che praticamente ha fatto due gol e mezzo, perché oltre a fare il primo e il terzo, il secondo mezzo l'ha confezionato lui, ha saltato tre giocatori, è ripartito velocissimo, ha dato una gran palla a Dembélé, poi Dembélé l'ha messa sotto al 7, quindi bravo anche lui, ma la differenza è Messi. Messi 3, Chelsea 0, Conte a casa, un Chelsea che comunque ha cercato di tenere, di fare gioco, e però quando poi ti riparte così il Barcellona, poi chiaramente come scordare anche il professor Andrés Iniesta, un altro fenomeno, insomma l'assist di tacco che ha fatto a Suarez nel primo tempo, che poi il tiro gli è stato parato, comunque è da manuale del calcio. Quindi cambi giocatori, tanto la differenza te la fa sempre lui, non era Neymar che ti faceva la differenza te la fa sempre il 10, Blaugrana, che era veramente in grande spolvero. Per quanto riguarda il Chelsea, l'unico che diciamo mi è piaciuto è stato Willian. Ha fatto un po' il Messi del Barcellona, nel senso che comunque mi è piaciuto, perché comunque ogni volta che puntava l'uomo lo saltava a grande velocità, però ha assistito male dai compagni, perché mi ha deluso Hazard, perché l'avevo visto giocare più di una volta, e anche lui è quel tipo di giocatore che generalmente a me piacciono molto, questi molto rapidi, tecnici, veloci, però ieri non si è visto. Ieri William è stato il migliore, però quando hai davanti un 10 così c'è poco da fare, c'è da inchinarsi e stare zitti. Vediamo adesso chi prenderà ai quarti il Barcellona. Il sorteggio, ricordiamo, venerdì. Ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!